La tua Etruria è a Sutri ad ammirare una delle serate del Beethoven Festival che come sempre accompagnerà questa estate musicale della Tuscia. Sutri, l'anfiteatro veramente più bello del mondo, ospiti questa serata per uno spettacolo meraviglioso Paola Pitagora e Annalisa Bellini, quindi voce e pianoforte per un'unione di romanticismo, giusto? Chopin e Leopardi insieme. Intanto benvenute e grazie per averci incontrato qua. Prima di affrontare lo spettacolo ci piaceva tornare un po' a quello che era l'immagine del sceneggiato, della fiction di un tempo, pensando a quello che può essere la televisione oggi. Lei è una pietra miliare, abbiamo spettacoli come A come Andromeda, Renzo e Lucia, che sono rimasti e rimarranno per sempre in questa, nell'immagine della televisione fatta veramente bene. Come, cosa c'è di allora, cosa è rimasto di, quella, di quello stile di lavoro, di quel sistema rispetto ad oggi? È cambiata la tecnica, oggi la lavorazione è molto più frammentata, più vicina al cinema. Ci sono delle belle cose anche oggi, ci sono degli ottimi attori, dei buoni sceneggiatori, ci sono delle cose inguardabili, per cui non è che oggi è il male assoluto, e all'epoca c'erano. Certo, all'epoca c'era. Avevano inventato un linguaggio particolare che era quello proprio del romanzo sceneggiato, che però poi non poteva più andare avanti. Con il tempo sicuramente è cambiato ed è cambiato anche quello. Qua a Sutri c'era già stata, per le Tre Rose di Eva era capitata a girare o non erano giornate di set? Giravamo a Nepi, giravamo sul lago di Bracciano. A Sutri vengo spesso a fare le prove a casa di Annalisa Bellini, con la quale ormai lavoro da un po' di tempo, Annalisa? Sì. Ormai ci capiamo senza parlare e quindi portiamo avanti questo progetto Leopardi Chopin ogni volta con qualche ritocco, qualche aggiunta, insomma ci divertiamo. Annalisa ovviamente è maestro in questa serata di pianoforte e è poi l'anima del Beethoven Festival, vero? Sì, il Beethoven Festival è nato 17 anni fa ormai e quindi insomma con orgoglio è una manifestazione che sta continuando a perdurare nel tempo e oltre ad avere la collaborazione della Fondazione Carivit e dell'amministrazione comunale di Sutri che sono preziose, abbiamo da quest'anno anche instaurato una collaborazione con Teatri di Pietra e quindi che ringraziamo e che, con il quale appunto riusciamo a realizzare questi due spettacoli in anfiteatro, sono uno quello di questa sera e uno sarà quello del 22 luglio che sono insomma fanno parte di tutto il cartellone del Beethoven Festival. Cosa si prova ad esibirsi in uno spettacolo così bello della storia e della natura? Perché ricordiamo questo è un anfiteatro praticamente unico, scavato, un pezzo di storia speciale. Che cosa si sente? Immagino che sia emozionante. Ma guardi, io l'emozione l'ho avuta durante il tramonto con la luce naturale e i colori incredibili di questa pietra. Adesso tutto sarà più concentrato sul palcoscenico. Come le è venuto in mente di unire Chopin a Leopardi? È veramente stata un'idea di Paola. Grazie Paola, scusa. Sì. L'ha ispirata. Insomma devo dire che è sempre una grande emozione questo spettacolo insieme con lei perché ci sono tanti punti di incontro tra Leopardi e Chopin, sia nella loro vita, nel loro stile, nella loro espressività, nella loro poesia. E ogni volta insomma, io mi commuovo tantissimo e quindi insomma. Immagino anche le parole. Anch'io mi commuovo a sentire certi brani musicali e comunque fra l'altro una cosa che ricorderò nello spettacolo è che Chopin e Leopardi sono morti tutti e due a 39 anni. Pensa un po' a quello che ci hanno lasciato. Pensiamo positivo, infatti sono stati bravissimi per l'età, sì, appunto l'abbondanza del materiale che ci hanno fortunatamente lasciato l'eredità. Oggi festeggiamo anche il compleanno di Leopardi. E il mio onomastico che condivido col signor Pietro. È San Pietro e Paolo, quindi mezzo onomastico. E facciamo ovviamente gli auguri. Grazie. Gli auguri a Paola e una festa musica e parole. Poi il Beethoven Festival continua, quindi l'impegno è di continuare a seguire questo festival, esserci e aiutare la cultura, quella veramente fatta bene. È la cultura che deve aiutare noi. Sempre così. No? Lanciamo anche questo di messaggio, la cultura è il mondo che deve aiutare questo tipo di manifestazioni. Benissimo. Però la gente c'è e vedo che c'è soddisfazione, quindi veramente ascolteremo con il cuore aperto a quello che sarete in grado di trasmettere. Grazie. Thank you.
Quando Leopardi pubblicò le prime canzoni, disse a Pietro Briglienti, quell'infelice operà: ma se per disgrazia non muore, ricordatevi quel che vi dico io, che non si parlerà di nessun altro ingegno vivente in Italia. Egli è di una grandezza smisurata, spaventevole. Dategli solo 10 anni di vita e sanità, e traetelo fuori dagli orrori in cui vive, e ditemi il primo coglione della terra da Adamo in qua, se nel 1830 in Italia e in Europa non si dirà che pochi italiani nei secoli più felici furono paragonati a Leopardi. Giordani usa questo termine, spaventevole, fa spavento. Spaventiamoci anche noi allora. Ah, rimane! Re delle cose, autore del mondo, arcana malvagità, sommo potere, somma intelligenza, eterno dator de mali e reggitor del moto, vivi, a rimane, trionfi e sempre trionferai, perché, dio del male, hai tu posto nella vita qualche apparenza di piacere, l'amore, per travagliarci col desiderio, col confronto degli altri, del tempo nostro passato, pianto da me per certo tu non avrai, ben 1000 volte da me il tuo nome maledetto sarà. Ma grazia fu chiesta ad Arimane, concedimi che io non passi il 7° lustro. È stato esaudito, è morto a 39 anni. E Chopin? Leopardi e Chopin hanno una strana affinità, non si sono mai incontrati, anche perché di due generazioni diverse, ma sono due spiriti inclini alla melodia, svelano l'essenza della poesia, dicono l'infelicità, ma la dicono in modo felice. Cosa nessuna i moti tuoi né di sospiri è degna la terra, amaro e noia la vita, altro mai nulla, e fango è il mondo. Dispera l'ultima volta, t'acqueta omai, dispera l'ultima volta, già nel nostro il fato non donò che il morire omai, disprezza te la natura, il brutto poter che ascoso come un danno impera, e l'infinita vanità del tutto.